Allora, stavamo parlando delle lezioni precedenti e dell'analisi delle funzioni. Okay. Vediamo alcuni punti fondamentali che abbiamo visto nelle lezioni precedenti che ci possono essere utili oggi per continuare questa lezione. Allora, che cosa abbiamo detto noi? Abbiamo un corpo, un certo oggetto omega, bene? Nel nostro corpo noi consideriamo un punto materiale che abbiamo chiamato P0. Questo punto materiale è individuato da un vettore posizione x e il corpo, diciamo, al tempo t si troverà in una nuova configurazione, diciamo che sia questa, e il punto P0 si sarà trasferito in una nuova posizione che è individuata da punto P e dal vettore posizione y. Ok? Su P0, intorno a P0 abbiamo considerato appunto l'intorno, dove c'è un punto Q0 individuato a partire dal punto P0 da un vettore dx. Ok? E questo punto Q0, a deformazione avvenuta, si è trasferito in un'altra posizione, diciamo nella posizione Q, individuata a partire dal vettore P, dal vettore, dalla posizione P, dal vettore dy. Ok? Abbiamo scritto l'espressione del vettore spostamento del punto Q0, bene, U di Q0, l'abbiamo scritto come, ovviamente vi ricordate, la somma di questo vettore qua, cioè del vettore di P0, spostamento di P0 più dy meno dx, poi abbiamo fatto vari passaggi, inutile li facciamo tutti quanti, alla fine ci veniva questa espressione, U uguale a U di P0, bene, più W dx più epsilon dx, bene, dove W è la parte emisimmetrica di H e epsilon è la parte simmetrica di H. Bene, H non era altro che il gradiente degli spostamenti. Ok. Che cosa abbiamo detto poi? Abbiamo detto che questo naturalmente rappresenta lo spostamento del generico punto dell'intorno e quindi in qualche modo ci fa capire l'intorno come si sta comportando. Bene. E lo spostamento del generico punto dell'intorno è dato da uno spostamento rigido, quindi noi vediamo questo intorno che subisce uno spostamento rigido dato da U di P0, bene, da questo vettore, cioè una traslazione rigida, bene, più l'effetto di una rotazione infinitesima W dx, più l'effetto ancora di un cambiamento di forma. Ovviamente noi possiamo intendere che questa sia la rotazione infinitesima qualora appunto il gradiente degli spostamenti, cioè H, sia piccolo. Bene, solo sotto questa ipotesi noi possiamo realmente intendere quella è una rotazione infinitesima. E quindi voglio dire, questo ci ha fatto pensare che la epsilon deve contenere tutte le informazioni relative al cambiamento di forma del nostro intorno. Bene. Poi abbiamo fatto un altro passo, e cioè, scusatemi, voglio scrivere un attimino ben esplicito come è fatta questa epsilon, perché uno la deve anche vedere, proprio la matrice. Come è fatta questa matrice? Questa matrice, vi scrivo solo questa, le altre, voglio dire, forse se una volta abbiamo scritto queste si capiscono come sono fatte anche tutte le altre matrici, ma epsilon appunto è la parte simmetrica di H, va bene? E questa ha le seguenti componenti. Qua c'è U con 1 derivato rispetto a X con 1, qui c'è il mezzo di U con 1 derivato rispetto a X con 2 più U con 2 derivato rispetto a X con 2, qui c'è un mezzo di U con 1 derivato rispetto a 3 più U con 3 derivato rispetto a 1.
la matrice è simmetrica, quindi naturalmente qua ritroveremo lo stesso valore, la stessa espressione che abbiamo visto nella posizione 1, 2. La rimettiamo, un mezzo, 1, 2, 2, 1, qui ci sarà U2 derivato rispetto a X con 2, e qui un mezzo, U con 2 derivato rispetto a 3, più U con 3 derivato rispetto a 2. Ultima riga, qui abbiamo un mezzo di U con 1 derivato rispetto a 3 più U con 3 derivato rispetto a 1, qui un mezzo di U con 2 derivato rispetto a 3 più U con 3 derivato rispetto a 2, ed infine qua U con 3 derivato rispetto a 3. Va bene? Va bene, una volta abbiamo fatto questa analisi, poi abbiamo in realtà fatto un'altra operazione, cioè abbiamo introdotto quelle che noi abbiamo chiamato le misure di deformazione ingegneristiche, va bene? E abbiamo in particolare introdotto tre misure, lo ricordate? E la prima misura era la dilatazione lineare, e la dilatazione lineare l'abbiamo indicata con delta L, ed è uguale a dl meno dl0 diviso dl0. Chi è dl e chi è dl0? Allora, immaginiamo di stare nel solito punto P0, abbiamo il vettore dx ha una sua lunghezza iniziale che è dl0, quindi dl0 sarà la norma del vettore dx, va bene? Dl sarà invece la norma del trasformato del vettore dx, cioè sarà la norma del vettore dy. Allora, questa dilatazione lineare ci dice bisogna fare la differenza tra quanto è lungo attualmente questo vettore meno quanto era lungo inizialmente in relazione alla sua lunghezza iniziale, sostanzialmente. Va bene? L'altra misura di deformazione che abbiamo introdotto è lo scorrimento angolare. Allora, lo scorrimento angolare era pensato così: abbiamo due direzioni, N1, N2, nel punto P0 inizialmente. Bene, ok? Queste due direzioni a deformazione avvenuta avranno cambiato posizione, quindi andiamo nel punto P e saranno diventate M1, M2. Va bene, saranno diventate le direzioni, saranno trasformate nelle direzioni M1 e M2. Va bene? Noi possiamo misurare l'angolo iniziale tra queste due direzioni M1 e M2. Quest'angolo lo chiamo alfa 0. Va bene? Posso misurare l'angolo tra le direzioni attuali M1 e M2, lo chiamo alfa. E lo scorrimento angolare gamma tra 1 e 2 altro non è che alfa 0 meno alfa. Come dicevamo la volta precedente, molto spesso alfa 0 viene scelto pari a pi greco mezzo. Quindi, diciamo, il più delle volte possiamo fare così, possiamo che questo è uguale a pi greco mezzi meno alfa. E poi abbiamo data un'ulteriore misura di deformazione che è la variazione volumetrica. Bene, la variazione volumetrica era definita come la delta V pari a del P meno del P0 diviso del V0. In altri termini, se noi intendiamo con dv0 il volumetto iniziale del nostro intorno e con dv la misura del volumetto attuale, no? Del trasformato del nostro intorno, è la, appunto, differenza tra volume finale meno volume iniziale in relazione, in rapporto al volume iniziale. Va bene? Ok,
anche questo l'avevamo fatto in realtà, e avevamo anche detto un'ulteriore cosa, che se effettivamente noi introduciamo queste misure di deformazione che ci sembrano ragionevole, e se effettivamente noi pensiamo che questa epsilon deve contenere il cambiamento di forma del nostro intorno, va bene? Queste quantità che abbiamo introdotto, cioè dilatazione lineare, scorrimento angolare, variazione volumetrica, devono essere in qualche modo relazionate a questa matrice epsilon di deformazione infinitesima che abbiamo scritto avanti. E adesso vogliamo cercare di capire qual è la relazione, va bene? Come sono relazionati queste cose. Benissimo, allora per prima cosa facciamo così. Prendiamo un certo sistema di riferimento, e il sistema di riferimento è fatto in maniera tale che questo è x1, questo è x con 2 e x con 3 naturalmente è l'asse ortogonale al piano della lavagna, va bene? Il versore dell'asse x con 1 lo chiamiamo k piccolo con 1 e il versore dell'asse x con 2 k piccolo con 2. Ok? Immaginiamo naturalmente che siamo il nostro origine, l'origine del nostro asse sia esattamente il punto P0. Va bene? E quindi questo sia un riferimento che sta sul nostro intorno, l'intorno del nostro punto. Prendiamo il vettore di x, come abbiamo fatto prima, no? Siamo nel punto P0, questo è il nostro intorno, prendiamo un vettore di x, ok? E il vettore di x lo scelgo piuttosto particolare, perché lo prendo disteso lungo l'asse x con 1. Bene? Cioè, prendo dx pari a del 0 per k1, dove naturalmente del 0 è la lunghezza, è la misura, del modulo del vettore dx. È la norma di dx. Okay. Se vogliamo andare nelle componenti, il vettore di x sarà un vettore piuttosto semplice perché è fatto così: del 0, 0, 0. Va bene? C'ha componente solo lungo la direzione x1. Ok? Questo vettore di x si trasforma in un vettore di y, va bene? E diciamo che il trasformato di questo vettore di y sia questo, immaginiamo che sia questo. Il trasformato del vettore di x sia questo. Questo è il vettore di y, va bene? Cosa vogliamo fare noi? Vogliamo calcolare la dilatazione lineare, va bene? In questo caso. E che cosa dobbiamo fare allora? Che cosa dobbiamo andare a calcolare? Dobbiamo andare a calcolare la norma di dy. Cioè, per calcolare la dilatazione lineare, la scrivo qui sotto, delta nella direzione di x con 1, 1, va bene? Dobbiamo come al solito fare dl meno dl0 diviso dl0. E se dl0 è la norma di dx, cioè la lunghezza del vettore dx, diciamo all'inizio dei tempi, e dl è la norma del vettore dy. Va bene? In maniera tale che poi possiamo fare questa operazione qui. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è calcolarci dy. Allora, dy è uguale al gradiente di y di x. Y, vi ricordo che è la funzione cambiamento di configurazione. Il gradiente della funzione cambiamento di configurazione è quello che noi abbiamo chiamato f.
gradiente della configurazione è quello del chiamato est. Ok? E abbiamo anche visto che c'era una relazione tra F, il gradiente di deformazione, con il gradiente degli spostamenti. E infatti F è uguale a I identità più H. Va bene? Bene, allora scriviamo questa relazione in maniera veramente esplicita, così possiamo capire componente per componente quello che sta succedendo. Allora, il vettore dy è un vettore a tre componenti, dy1, dy2, dy3. È uguale, bene, a l'identità applicata su dx, bene, più h applicato su dx, ovviamente, posso aprire questa parentesi, bene? Quindi, ma l'identità applicata su dx mi restituisce il vettore dx. E il vettore dx chi è? È questo. Poi devo aggiungere naturalmente il gradiente di spostamento applicato su dx. Il gradiente di spostamento lo scriviamo in esplicito, è una matrice che è fatta così: u con 1 derivato rispetto a 1, u con 1 derivato rispetto a 2, u con 1 derivato rispetto a 3, u con 2 derivato rispetto a 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3. Questo è l'H, eh? Questo è H quando abbiamo ovviamente fissato il segno di riferimento. E deve essere moltiplicato per il vettore di x. Al vettore di x ancora sappiamo chi è questo vettore qua, molto semplice. Del 0, 0. Bene, dobbiamo fare questa operazione, dobbiamo fare la somma di questo vettore più il risultato di questa operazione. Ovviamente il risultato di questa operazione è un altro vettore, la somma di un vettore su un vettore. E come si ottiene questo vettore? Sempre nella stessa maniera, riga per colonna vi darà la prima componente, riga per colonna la seconda componente, terza riga per la colonna la terza componente. Va bene? E allora cerchiamo di scriverlo, ed è uguale a dl0, sto scrivendo questo, dl0. Poi adesso faccio questa riga per la colonna. Quando faccio questa riga per la colonna mi viene solo il termine u con 1 derivato rispetto a 1 per dl0, poi tutto il resto è 0. Va bene? Seconda componente, ovviamente da qua c'è uno 0, non metto nulla, va bene? Faccio direttamente seconda riga per la colonna e ovviamente viene questo termine per dl0. Infine lo facciamo per la terza. Bene. In definitiva, questo vettore lo possiamo scrivere in maniera, se vogliamo, un po' più sintetica, in questo modo. La prima componente sarà 1 più u con 1 derivato rispetto a 1, a 1. Quindi 1 più u con 1, 1. La seconda componente è u con 2. U con 2 derivato rispetto a 1, la terza u con 3 derivato rispetto a 1, tutto quanto per dl0. Va bene? Va bene. Allora, a questo punto saremo pronti per calcolarci questa lunghezza dl facendo la norma del vettore. La norma del vettore significa fare la radice quadrata delle componenti, la somma delle componenti al quadrato.
quindi facciamolo, mi prendo un po' di spazio perché sennò non c'entra. Quindi del è uguale alla radice quadrata di dy1 quadro più dy2 quadro più dy3 quadro. Ok? Questo al quadrato più questo al quadrato più questo al quadrato, radice quadrata. E qui a che cosa è uguale? Ovviamente sostituisco al posto di dy1 questa espressione che ho trovato per del 0. Va bene? E che cosa verrà? Verrà radice quadrata di 1 più u con 1 più 1 al quadrato più u con 2,1 al quadrato più u con 3,1 al quadrato. Tutto quanto per del 0. Bene. Che ovviamente del 0 sta su tutti, sta al quadrato, poi sta sotto radice quadrata, quindi lo tiriamo fuori. Questa è la del, va bene? Questa è la del. Però, ecco, qua dobbiamo fare un ragionamento, dobbiamo fare un piccolo ragionamento, perché noi siamo sempre sotto l'ipotesi, ce lo ricordiamo, che i gradienti di spostamento siano infinitesimi. Allora, se guardiamo bene questa espressione, che troviamo, che vediamo? Vediamo che ci sono dei quadrati, c'è una radice quadrata, e probabilmente, insomma, ci sono dei termini che forse sono molto piccoli, tanto piccoli che si possono trascurare in questa relazione. Ci siamo? Così non è facilissimo vedere quali sono i termini che si possono trascurare e i termini che ci dobbiamo tenere. Bene. È chiaro che se io penso che hij, generico termine, è una quantità piccola, quando ne faccio il quadrato diventa ancora più piccola e probabilmente diventa trascurabile. Chiaro? Allora, per in qualche modo per trovare l'approssimazione giusta al primo ordine, come dire, di questa espressione del del, io faccio così, faccio lo sviluppo in serie di Taylor. Bene, faccio lo sviluppo in serie di Taylor considerando queste quantità come tre parametri indipendenti. Ok? Quindi faccio così, faccio questo è all'incirca uguale, diciamo così, perché naturalmente facendo lo sviluppo in serie di Taylor mi fermerò ai primi termini, bene? A questa espressione calcolata in zero, bene? Quindi la riscrivo tutta così ci diventa chiaro. Questa espressione 1 più u con 1,1 quadro più u con 0 2,1 quadro più u con 3,1 quadro, naturalmente tutta quanta per del 0, tutta quanta calcolata in zero. Bene, che cosa intendo in zero? In zero intendo che u con 1,1, u con 2,1, u con 3,1 sono tutti e tre zero. Bene, questo significa in zero, calcolata in zero. Bene, più la derivata rispetto a u con 1,1 di questa espressione tutta questa derivata calcolata in zero ancora una volta moltiplicato l'incremento u con 1,1. No, come si fanno gli sviluppi in serie, no? Più ancora
la derivata sempre di tutta quanta questa espressione, ma rispetto adesso a u con 2,1. Calcolata ancora anche questa in 0, moltiplicata l'incremento u con 2,1, va bene? E poi ancora più la derivata rispetto a u con 3,1, sempre della stessa espressione, del 0, calcolata in 0, moltiplicata 1 con 3. Questo è lo sviluppo in serie quando ci fermiamo al termine lineare. Ok? Ci siamo? Ovviamente nello sviluppo in serie ci sarebbero altri termini, però questo è il termine lineare. I termini successivi sarebbero un mezzo della derivata seconda, no? Moltiplicato queste quantità al quadrato, ma se queste sono piccole i quadrati saranno ancora più piccoli, quindi per il momento li tralasciamo, li trascuriamo. Bene. Va bene. Allora dobbiamo calcolare il valore, no, di questa quantità in 0. Diciamo che tutto sommato è facile, basta mettere 0 qui, 0 qui e 0 qui, quindi sotto radice ci rimane solo questo 1 e quindi è del 0, e la lunghezza iniziale è del 0, lo sapevamo, no? In 0 la lunghezza è del 0, quindi questo primo termine è del 0, non c'è dubbio. Bene? Ci siete? Più e adesso non c'ho abbastanza lavagna qui, però dobbiamo fare la derivata rispetto a questa variabile della radice quadrata. Ok? Facciamone una, poi le altre saranno tutte quante uguali, sono tutte molto simili. Ovviamente sarà, quando faccio la derivata di questo, mi verrà un mezzo, ok? La radice quadrata, questo qua è elevato a un mezzo, quindi sarà elevato a meno un mezzo, quindi andrà sotto, quindi ci sarà un mezzo diviso radice quadrata, sempre di questa cosa qua, cioè 1 più u con 1 derivato rispetto a 1 al quadrato più u con 2 rispetto a 1 al quadrato più u con 3 rispetto a 1 al quadrato del 0, va bene? Tutto questa derivata, scusate, del 0 non ci sta qua, del 0 la derivata solo di questo pezzo qui è del 0. Ho fatto la derivata della radice quadrata, va bene? E ovviamente sopra che cosa avremo? Avremo la radice quadrata, stiamo derivando rispetto a u con 1, 1, quindi avremo 2, 1 più u con 1 derivato rispetto a 1, va bene? Che è la derivata di questo termine qui, ok? Tutto quanto naturalmente moltiplicato del 0. Bene, allora guardiamolo su, e tutto questo, scusatemi, deve essere calcolato, come vediamo, scritto qui, deve essere tutto questo calcolato in 0 e moltiplicato per u con 1 derivato rispetto a 1. Ci siamo?
vediamolo subito, così ce lo semplifichiamo, questa formula, sennò diventa troppo complicata poi dopo. Ma quando calcoliamo questa quantità in zero, dobbiamo come al solito pensare che questo è zero, questo è zero, questo è zero. Ok? Quindi tutta questa cosa qua sarà 1. Questo 2 se ne va con un mezzo, e anche qua sopra questo è 0. Quindi tutta questa cosa alla fine che cosa rimane? Rimane del 0. Cioè tutta questa espressione alla fine ci dà solo del 0 per 1 con 1 derivato rispetto a 1. Allora permettetemi, ma io lo cancello e la sostituisco direttamente, così non invado tutta la lavagna. Va bene? Quindi questa espressione non è altro che uguale a poi dobbiamo fare esattamente la stessa cosa per questi altri termini, cioè dobbiamo fare la derivata rispetto a 1 con 2 derivato rispetto a 1 sempre di questa espressione. E se ricordiamo l'espressione che abbiamo scritto prima e che voi tenete scritto sugli appunti, ci sarà 1 mezzo la radice quadrata che sarà sotto, e sopra che cosa comparirà? Comparirà 2 u con 1 derivato rispetto a 1, e tutto questo si dovrà ricalcolare in 0. E quanto fa? 0, perché il numeratore è 0 e il denominatore viene 1, quindi questo qua viene 0, tutta questa derivata calcolata in 0 viene 0, e questa derivata anche calcolata in 0 viene 0. E quindi alla fine della storia, come dire, la del al primo ordine, nello sviluppo in serie al primo ordine, è approssimata in questo modo, cioè come 1 più u con 1 derivato rispetto a 1, tutto quanto per del 0. Va bene? A questo punto siamo pronti per calcolare la variazione, la dilatazione lineare delta 1, perché abbiamo l'espressione di del, che è questa qui, abbiamo del 0 e quindi possiamo calcolare questo rapporto. E questo delta 1 a che cosa sarà uguale? Se sostituiamo al posto di del quell'espressione, ci verrà del 0 più u con 1 derivato rispetto a 1 per del 0 meno del 0. Lo vedete? Ci rimane solo u con 1 derivato rispetto a 1. Tutto quanto poi è diviso del 0, e quindi si semplifica il del 0, il numeratore e il denominatore. Bene. Ci siamo? Da questa cosa che cosa ci accorgiamo? Ci accorgiamo del seguente risultato, e cioè che la dilatazione lineare altro non è che la dilatazione lineare lungo la direzione 1, altro non è che la derivata dello spostamento u con 1 rispetto a x con 1. Va bene? Ma se vediamo, noi quello che, no, che dovevamo cercare era la parentela, ricordate, tra queste misure di deformazioni e la matrice di deformazioni infinitesima. Abbiamo calcolato la dilatazione lineare lungo la direzione 1 e ci è venuta questa quantità. Che parentela c'è tra questa quantità e qualche cosa che sta in questa matrice? Beh, insomma, u con 1 derivato rispetto a 1 è esattamente la componente 1, 1 della epsilon. La vedete? Quindi quello che scopriamo è che effettivamente la dilatazione lineare altro non è che la epsilon 1, 1. Cioè la componente 1, 1 di questa matrice epsilon, matrice di deformazione infinitesima. E quindi questo significa che il significato, come dire, meccanico di questo elemento qui, di questa matrice, altro non è che la dilatazione lineare lungo la direzione 1. Ok?
Benissimo, a questo punto noi che cosa potremmo fare? E uso il condizionale. Potremmo fare esattamente lo stesso tipo di analisi andando a considerare una dx che non è più distesa lungo 1, ma è distesa lungo 2. Va bene? Qualora prendessimo una dx lungo 2, avremmo che il vettore dx sarebbe 0 del 0, 0. Va bene? E dopodiché dobbiamo fare sostanzialmente gli stessi passaggi, le stesse approssimazioni. E che cosa scopriamo alla fine? Che la dilatazione lungo 2 altro non è che la u con 2 derivata rispetto a 2. Cioè è la componente 2,2 di questa matrice qui. E ovviamente facciamo la stessa cosa per la direzione 3. E quindi alla fine possiamo dire che gli elementi sulla diagonale principale di questa matrice rappresentano le tre dilatazioni lineari lungo gli assi coordinati. Quindi abbiamo capito da un punto di vista fisico che cosa rappresentano questi elementi, questi oggetti. Sono dilatazioni lineari, sono misure di deformazione che abbiamo introdotto noi. Va bene? Quindi posso riscrivere qui epsilon sarà uguale a delta 1, delta 2, delta 3. Cioè abbiamo riconosciuto questa matrice che queste quantità sono dilatazioni lineari. Ovviamente in questa rappresentazione ci sono anche gli altri termini, li andremo a scrivere tra un attimo. Bene, vi andremo a scrivere tra un attimo. Cancello. L'altra misura di deformazione che abbiamo introdotto è lo scorrimento angolare. Bene, il gamma, d'accordo? Allora, io che cosa faccio adesso? Prendo un vettore dx lungo la direzione 1. Questa volta il vettore dx lungo la direzione 1 lo chiamo dx1. Ok? Prendo un vettore dx anche lungo la direzione 2 e lo chiamo dx2. Va bene? Il dx1 si trasforma in un vettore dy1. Eccolo qui, già disegnato. Va bene? Il vettore dx2 si trasforma in un vettore dy2. Inizialmente nel punto P0, nell'intorno del punto P0, queste due direzioni le ho scelte che staccavano fra di loro un angolo pari a alfa 0 pi greco mezzi, esattamente pi greco mezzi. Va bene? A deformazione avvenuta, questo è pi greco mezzi, a deformazione avvenuta i due vettori dy1 e dy2 staccheranno fra di loro un angolo alfa. Va bene?
E ovviamente io posso calcolare la gamma 1, 2 come pi greco mezzi meno alfa. D'accordo? In realtà però noi potremmo fare così, guardate, possiamo prendere l'asse parallelo all'asse x1 passando per il punto P, questo è il punto P, bene. E l'asse parallelo all'asse x2 sempre passante per il punto P, bene. Ci siete? E possiamo, come dire, rilevare questi due angoli. Quest'angolo qua lo chiamo teta 1, 2 e questo teta 2, 1. Bene. E ovviamente che cosa mi succede? Mi succede che se la gamma 1, 2 è uguale a tutto quanto, vedete, tutto l'angolo pi greco mezzi, meno questo, lo posso scrivere anche come la somma di questi due angoli. Va bene? L'angolo teta 1, 2 lo possiamo calcolare come l'arco tangente di questo rapporto, cioè di questo diviso questo, l'arco tangente. E cioè l'arco tangente del rapporto, questa componente sarebbe la dy1 componente 2, la vedete? E quest'altra componente sarebbe la dy1 componente 1, va bene? Analogamente l'angolo theta 2, 1 lo possiamo scrivere come l'arco tangente di questo rapporto, e cioè di questa componente diviso quest'altra componente, e quindi come la dy2 componente 1 diviso dy2 componente 2. Bene. A questo punto naturalmente però dobbiamo scoprire quanto valgono queste componenti. Bene. Allora noi abbiamo un dx1 che è un vettore fatto così, 1, 0, 0 per del 0, va bene? E avremo che dy1 è un vettore che è fatto così. E guardate, dy1 è il dy di quando abbiamo scoperto a che cosa era uguale la dilatazione lineare. Come era fatto? Ce l'avete sul quaderno, l'avete segnato sul quaderno. Il dy, quando abbiamo scelto il dx lungo l'asse x, disteso lungo l'asse x1, il dy a che cosa era uguale? A 1 più u con 1 derivato rispetto a 1. 1 più u con 1 derivato rispetto a 1, seconda componente com'era? U con 2 derivato rispetto a 1, e questa era u con 3 derivato rispetto a 1, tutto per del 0, va bene? Non l'abbiamo fatto, ma voglio dire, è molto semplice fare anche l'operazione del calcolo della dy2 quando abbiamo la dx2. Allora la dx2 è fatta così, 0, 1, 0 per del 0, va bene? Questa è la dx2, cioè è il vettore infinitesimo disteso lungo l'asse u2, quindi ha componente solo lungo la direzione 2,
bene, è 0, 0 di alte, e il vettore dy2 sarà uguale, dobbiamo fare esattamente gli stessi passaggi, va bene? E verrà u con 2 derivato rispetto a 1, 1 più u con 2 derivato rispetto a 2, u con 2 derivato rispetto a 3. U con 1, scusate, u con 1 derivato rispetto a 2, u con 2 è 2, u con 3 è 2. Ecco, così è corretto. Per del 2. Così. Cioè sono le derivate rispetto a 2 delle componenti u con 1, u con 2, u con 3, naturalmente su u con 2 c'è anche il vettore del 0. Va bene? A questo punto siamo pronti per fare questo rapporto, va bene? Cioè questo diviso questo. Quindi se voglio andare a calcolare la teta 1, 2, devo fare l'arco tangente di questo rapporto, va bene? Di questo rapporto, e cioè di dy1 componente 2, questo, diviso dy1 componente 1, cioè questo, ok? Tutte e due sono moltiplicato per del 0, quindi ovviamente facendo il rapporto poi si semplifica. Quindi qua ho u con 2 derivato rispetto a 1, questo è 1 più u con 1 derivato rispetto a 1. E ovviamente possiamo anche calcolare la teta 2, 1 come l'arco tangente di, e a questo punto devo fare il rapporto tra prima componente e seconda componente del vettore dy2, questo diviso questo, va bene? Anche in questo caso del 0 si semplifica, e quindi verrà u con 1 derivato rispetto a 2, e qua sotto 1 più u con 2 derivato rispetto a 2. Bene. E ovviamente, come abbiamo visto prima, quando abbiamo fatto il calcolo della dilatazione lineare, la formuletta che ci viene per il calcolo di questi due angoli è una formuletta che contiene delle non linearità, e tenuto conto che le u saranno piccole, come al solito ci saranno delle cose che potremo in qualche modo trascurare, va bene? Allora, come nel caso precedente, che cosa dovremo fare? Lo sviluppo in serie di questa funzione, in particolare si deve fare la derivata dell'arco tangente, che è 1 diviso 1 più x quadro, una cosa del genere, e quindi però possiamo cominciare un attimino a ragionare in maniera un po' più semplicistica, perché noi sappiamo che gli spostamenti, i gradienti di spostamenti devono essere piccoli, e questo ci ha implicato automaticamente che anche tutte le rotazioni devono essere piccole, tutte le quantità coinvolte saranno piccole. Anche questo angolo dovrà essere piccolo. Se questo angolo sarà piccolo, possiamo confondere l'arco tangente con il valore dell'angolo, ok? Quindi possiamo in qualche modo non vedere questo arco tangente davanti a questo rapporto. E un'altra cosa che possiamo notare è che in realtà qua c'è 1 con un più, una quantità che è molto piccola, e quindi la somma di queste cose è all'incirca uguale a 1. E quindi in maniera, come dire, semplificata, al primo ordine, questa quantità si può approssimare così. Ovviamente facciamo esattamente lo stesso ragionamento sull'angolo teta 2, 1, deve essere anche questo piccolo, l'arco tangente lo confondiamo con l'angolo, 1 più qualche cosa di molto piccolo ci dà ancora una volta all'incirca 1, e quindi tutta questa quantità è all'incirca uguale a u con 1 derivato rispetto a 0. Alla fine allora scopriamo che questo valore di gamma 1, 2, che abbiamo scritto come la somma di queste due quantità, lo possiamo scrivere come u con 2 derivato rispetto a 1 più u con 2 più u con 1 derivato rispetto a 2. E di nuovo, no, noi tutto.
ricordiamoci quello che avevo detto che la matrice di deformazione infinitesima epsilon doveva contenere le informazioni sulle deformazioni, questa è una misura di deformazione che abbiamo introdotto noi, e che ci doveva essere una parentela tra questa misura di deformazione e qualche cosa che era là dentro. Ebbene, se noi guardiamo bene ci accorgiamo che la componente 1,2, va bene, è esattamente la metà di questa. La epsilon 1,2, cioè la componente 1,2 della matrice epsilon, è la metà di questa gamma. Quindi vuol dire che l'elemento fuori diagonale 1,2 rappresenta la metà, è la metà dello scorrimento angolare tra la direzione 1 e la direzione 2. Quindi, volendo continuare a riempire questa matrice, dove avevamo messo i termini che avevano un significato per noi fisico, perché erano delle misure ingegneristiche di deformazioni, qua possiamo dire, bene, questo termine altro non è che un mezzo gamma 1,2, cioè è la metà di uno scorrimento angolare. Per completezza vi dico che la somma di questi è 2 epsilon 1,2, ovviamente. Va bene? Questa matrice era simmetrica, quindi se qua abbiamo messo un mezzo di gamma, ci sarà un mezzo di gamma anche qua. A questo punto, che facciamo? Dice, bene, noi abbiamo fatto tutta questa analisi prendendo gli assi di x 1 e 2, dunque, appunto, distesi lungo le direzioni x con 1 e x con 2. Potrei prendere gli assi distesi lungo la direzione 1 e 3 e fare esattamente di nuovo tutta questa analisi. Naturalmente mi cambierà qualche indice, qualche pedice di questi vettori, ma i concetti saranno esattamente gli stessi, e naturalmente scopriremo che la gamma 1,3 altro non è che il doppio della epsilon 1,3. Quindi qua ci va un mezzo gamma 1,3. E infine possiamo prendere due vettori distesi sulle direzioni 2 e 3 e calcolare la gamma 2,3, che sarà pari a due volte la epsilon 2,3. Quindi a fianco a questa relazione possiamo scrivere che gamma 1,3 è uguale a 2 volte epsilon 2,3, 2 volte epsilon 1,3, e gamma 2,3 è uguale a 2 volte epsilon 2,3. Quindi tutte le componenti di questa matrice di deformazione infinitesima epsilon, tutte le componenti hanno un chiarissimo significato meccanico, perché rappresentano misure di deformazione. Gli elementi sulla diagonale principale rappresentano le dilatazioni lineari lungo i tre assi coordinati. Gli elementi fuori la diagonale principale rappresentano la metà degli scorrimenti angolari tra le varie direzioni. Gli elementi di questa matrice, le componenti di questa matrice, si chiamano componenti speciali di deformazione.